In questo video andremo a vedere come utilizzare il flusso corone e ponti derivato da WhatsApp. Andiamo da subito ad inserire nell'odontogramma il numero del dente in questione, in questo caso il 21. Ed andiamo a scrivere il titolo di questa ricostruzione, in questo caso da WhatsApp. Una volta salvato procediamo e, da subito, ci viene chiesto che tipo di ricostruzione vorremmo fare su questo dente. Noi diremo che sarà una cementata e, a questo punto, ci domanderà se abbiamo il WhatsApp o se invece lo vorremmo preparare. In questa circostanza lo abbiamo, quindi andiamo a caricarlo. Abbiamo sempre la possibilità di poter reintervenire modificandolo, allungandolo o altro. Dopodiché si passa al consueto flusso con il disegno della margin line, quindi l'accettazione di questa è la finalizzazione ed il conseguente asse di inserzione ottimizzato. Ora scegliamo di procedere alla costruzione di una corona e, una volta scelto il materiale con tutti i suoi parametri che ricordiamo possono essere sempre modificati, creeremo la base interna con il suo bordo editabile e con lo spessore minimo. In questo caso vediamo essere leggermente invadente in quella zona rossa, ma non ce ne preoccupiamo, perché una volta che agganceremo la corona alla linea di margine come possiamo vedere, ci sarà modo di poter far correggere automaticamente lo spessore minimo. In questa fase andiamo a lavorare sulle intersezioni e sceglieremo le aree prossimali. Quindi selezioniamo tutto il modello, dopodiché andremo a selezionare semplicemente il taglio per la parte prossimale. Anche qui gestendo all'occorrenza i nostri parametri si può decidere se lasciarlo a zero o leggermente frizionante. Quindi poi con altri strumenti freeform, sempre presenti in tutte le fasi di lavorazione, possiamo andare a ritoccare quelle parti che sono state tagliate in maniera così netta. Qui volendo potremmo aggiungere materiale, ma come vi ho precedentemente detto, potremmo lasciarlo fare tranquillamente al software. Siamo arrivati in fondo e questo è il nostro flusso con un WhatsApp caricato da file, pertanto finalizziamo il lavoro e lo salviamo. Siamo arrivati in fondo e questo è il nostro flusso con una WhatsApp caricato da file, pertanto finalizziamo il lavoro e lo salviamo. Verrà salvato all'interno di questa restoration dandogli il nome di WhatsApp importato. Ora andiamo a vedere l'altro percorso, ovvero con la creazione di un WhatsApp virtuale. Andremo a crearlo ex novo e, come prima cosa, il software ci farà fare un modello privo di sottosquadri. Sceglieremo una bassa entità di sottosquadro, in quanto il nostro moncone ha una preparazione idonea, e successivamente daremo un asse di inserzione per l'estrusione del modello duplicato in bianco. A questo punto creeremo la booleana di riduzione, della forma di incisivo scelta, dalla libreria Formi di CAD Links. Elaboriamo la forma scelta con i consueti strumenti di posizionamento. Esistono diversi strumenti per posizionare uno o più denti e li troviamo nel menu di sinistra. In questo caso lavoriamo con quelli più convenzionali, tasto maiuscolo più tasto sinistro per poter scalare e tasto CTRL più tasto sinistro per poter ruotare, posizionando il dente al meglio ma tenendo conto che in questo software in qualsiasi momento contestualmente al posizionamento avremo a disposizione tutti gli strumenti di freeform. Ad esempio qui interveniamo subito per andare ad aggiungere il materiale dove serve, anche perché in questo caso sarà prevista una booleana rispetto al moncone. Ora trasciniamo il bordo per far sì che il nostro WhatsApp sia il più fedele possibile rispetto ai margini. A questo punto siamo pronti per la riduzione. Questo è il nostro WhatsApp e da qui ricomincia lo stesso flusso che abbiamo visto prima, ovvero margin line, finalizzazione, asse di inserzione e così via. Quindi qui si sceglierà la lavorazione su corona per questo centrale. Andremo nella fase di scelta del materiale con i suoi parametri la creazione appunto della base. Qui stiamo ripetendo pari pari quello che abbiamo fatto precedentemente con il WhatsApp precaricato, che poteva essere una scansione del provvisorio piuttosto che una modellazione.
In questa circostanza è ovvio che utilizzare un WhatsApp virtuale ha poco senso, perché ci avremmo messo lo stesso tempo a lavorare direttamente con la libreria. Ma pensiamo a casi più estesi dove invece ci può venire utile a ragionare con la logica del WhatsApp digitale per poi trasformarlo in una produzione. I passaggi sono sempre i medesimi ed arrivati a un certo punto il sistema ci chiede se vogliamo rispettare lo spessore minimo. Siamo arrivati in fondo anche con questa ricostruzione, siamo nella fase finalizzazione. Anche in questo caso andremo a salvare il nostro file. A questo punto lo salveremo come WhatsApp digitale in modo tale che potremo poi vedere nella nostra cartella del paziente entrambe le ricostruzioni. Questa è l'altra grande peculiarità di CADLINX Evolution che ci permette di fare più salvataggi nello stesso folder.